C'è la caratteristica delle ruote con dimensioni diverse all'anteriore e al posteriore. C'è il motore 12 cilindri aspirato da 725 cavalli, i freni carboceramici di serie, ma soprattutto c'è la novità delle quattro porte su una rossa. Scopriamola meglio. Puro sangue Ferrari, è l'ultima arrivata della casa di Maranello. È in vendita dal 2023, tanto spazio unito alle prestazioni da vera sportiva. La giornata inizia a Maranello, direzione Primi Colli Modenesi. Per le curve mi stupisce per rapidità e agilità, nonostante i 2.300 kg di peso. Il motore ha una spinta che sembra non finire mai. L'80% della coppia c'è già a 2.100 giri. La trazione integrale tiene incollati all'asfalto. Le innovative sospensioni attive controllano oscillazioni e inclinazioni del telaio in marcia. Così aumentano comfort e prestazioni. All'anteriore batte un V12 benzina 6.500 di cilindrata. 0-100 km/h in 3,3 secondi. Velocità massima di 310 km/h. Cambia 8 marce con palette al volante. Sulla Purosangue si è lavorato molto sull'aerodinamica. Partendo dall'anteriore si sono creati dei flussi aerodinamici. Ma questa è solo una delle soluzioni per una vettura che in Ferrari definiscono un nuovo segmento. Grande lavoro svolto nel creare linee e forme armoniose. All'interno c'è tanto spazio, materiali ricercati, quattro sedili separati e optional come il controllo qualità dell'aria. Grande il bagagliaio. Senza spingere sull'acceleratore, sul percorso urbano e extraurbano i consumi rimangono contenuti. Ridotta la strumentazione analogica, il cruscotto è digitale, i display touchscreen. In listino a partire da 390.000 euro.